Buonasera a tutti, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento del bicchiere della staffa che è dedicato questa volta ad un libro molto speciale e ad un'autrice, se posso dire così, molto speciale. Dunque, l'autrice è Anna Maria Duezzo Epifania, che ringrazio molto per essere qui con noi. E il libro è questo: Se respiri stai danzando, l'arte di arrendersi al movimento. Devo dire, curato magistralmente da Katia Paoletti, che ha lavorato con Anna Maria, direi ha stretto con lei un rapporto molto di lavoro molto intenso e molto produttivo. Dunque, allora, qualche parola su Anna Maria, perché è importante sapere chi c'è dietro questo nome. Allora, Anna Maria è stata una ballerina classica con una carriera anche importante, che a un certo punto ha abbandonato, pur continuando a occuparsi di danza e di movimento, di corpo e di movimento in varie forme, e soprattutto a un certo punto ha deciso di seguire una strada nuova ed è diventata una monaca zen. Quindi, insomma, è un personaggio davvero molto, molto speciale, che credo ci possa dire molte cose interessanti e da un certo punto di vista anche insolite, perlomeno insolite in questa sede. Io vorrei cominciare dalla prima frase di questo libro, che è una frase molto suggestiva, molto forte e che credo possa aprire bene la nostra conversazione. La danza mi ha salvato la vita, lo zen l'ha rivoluzionata. Allora, innanzitutto cominciamo dalla danza. Anna Maria, perché la danza ti ha salvato la vita? Allora, intanto saluto tutti, grazie ed è un piacere essere qui con tutti voi. Mi ha salvata perché io vengo dal sud e il sud è nel mio cuore, quindi per carità non è una critica né un giudizio quello che emetto, però il destino di una donna era, da come dicevano, sposati il pezzo buono che studi a fare. E io invece volevo danzare, volevo fare tante cose che non erano proprio neanche lontanamente nell'ipotesi. E poi sono nata nelle case popolari, quindi insomma, vabbè, non era così usuale questa cosa. E quindi mi ha salvato la vita perché io pregavo di andare via da lì dove sentivo delle cose che mi facevano male, non mi piacevano. Sì, insomma, si parlava sempre di quelli che non c'erano, che cosa facevano, cosa. È quello che accade un po' dovunque, però lì era proprio un concentrato, un fermento di questo. E io volevo danzare e basta. E quindi, grazie a questa insegnante illuminata che insieme a tanti altri ha fatto massa, io sono arrivata a Roma. E lì ho potuto fare quello che era il mio sogno, ho potuto realizzare il mio sogno, studiare, 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 studiare danza. Ecco, ma quando è che è scoccata la scintilla della danza? E 2 anni e mezzo, io avevo 2 anni e mezzo quando ho chiesto di danzare e ho realizzato che mi piaceva da morire andare sulle punte e inventare i personaggi, guardavo le figurine sui giornali che lasciavano magari i parenti a casa, i rotocalchi, queste robe qui, e me le ritagliavo. E io volevo danzare, quindi quando l'ho detto ai miei genitori, ho detto che volevo danzare, ma figurati, cioè proprio, vabbè, mio padre se ne uscì pure con una parola, che io sono andata da mia mamma, che vuol dire? E mia madre, ops, non si capiva bene, no? Dove collocare questa storia della danza, dell'arte. E a me venne il febbrone, l'ho scritto nel libro, e mi venne questo febbrone a 40, e i miei, che me l'avevano curata fino allora con loro, diciamo, con le medicine di casa, hanno chiamato questo medico, ma io mi ricordo perfettamente che ho detto al dottore: devo parlare con lei. Ho chiuso la porta, sono salita su un letto alto dei miei, gli ho buttato le braccia al collo e mi ricordo anche da che parte, da questa parte. Quindi gli ho parlato all'orecchio destro e gli ho detto: senta, dica a mio padre che se non mi manda a danza io muoio. E questo qui è rimasto così.
mi ha riso in faccia e poi ha detto un momento e se n'è andato. E io da lì, dalla porta, orecchiando, ho sentito, maresciallo, tanto tutte le bambine cominciano qua, e lei fa questa strada, quest'altra, quest'altra per andare in caserma, la lascia lì, poi la bambina aspetta e lei va lì. Cioè, mio padre, di fronte al camice bianco, cioè voglio dire, con tutto che lui aveva divisa da maresciallo, il medico vince, diciamo, no? Sul militare. E l'ha fatto, l'ha fatto. Quindi tu hai cominciato a ballare da bambina, molto piccola lì, e poi sei andata a Roma quando avevi quanti anni? 11, e praticamente la mia insegnante ha detto non devi rimanere qui, ma proprio aveva gli occhioni gonfi quando me ne parlava, perdeva la sua migliore allieva, cosiddetta migliore, perché poi c'erano tante bravissime allieve, però lei era generosa in questo, quindi lei mi ha detto no, non puoi rimanere qui, e poi guardavamo in alto, o Roma o Milano, e Roma era più vicina. Allora, no, devi andare. E così ho fatto l'audizione e quando ho detto che ho studiato con una maestra della Scala di Milano è scattata la conflittualità tra Roma e l'Accademia Nazionale di Danza e la Scala. Sì, ho studiato con una maestra, ma comunque tutta storta questa bambina, cioè, tutta una storia, però è carina. Alla fine, vabbè, la prendiamo per pena, così è andata così, insomma, cioè, è carina, la prendiamo. Ecco, 64 bambine il primo anno, ci siamo diplomate in due. ma deve essere stato molto duro a 11 anni lasciare la famiglia, trasferirsi in un'altra città e cominciare comunque una carriera molto impegnativa. La famiglia non mi ha lasciata. Ah. Si sono trasferiti loro, figuriamoci. Cioè io sono stata un mese lontana ad abitare di fronte all'Accademia, continuavo a fare dei disegni di monache con le corna, perché stavo dalle monache lì di fronte all'Accademia, perché non ero capace di stare sola lì. E i miei invece si sono trasferiti e per loro è stata dura, perché io avevo la danza, avevo la mia vita dalla mattina alla sera, dalla sera alla mattina, e loro invece erano isolati. E quindi sognavano il mio sogno, ma non me lo dicevano. Papà non veniva ai saggi, non mi dava soddisfazione di niente. Mia madre mi malediceva ogni giorno, ma è costretta a venire qui. Ecco, tutta colpa tua. Se poi non funzioni, madonna, se poi non funzioni, era il mio incubo praticamente. E quando era dura anche lì in accademia, perché la scuola non perdonava, cioè le insegnanti di scuola. Tutti i giorni al banco interrogate, perché sicuramente tu che fai danza non hai studiato. Alle 4 di mattina mio padre, Anna Maria, con un caffè, e io mi appiccicavo la lezione in testa, la dicevo e poi la dimenticavo. Veramente sono di un'ignoranza mostruosa, perché tutto è entrato e uscito con una velocità della luce. Comunque è stato un duro apprendistato, direi, no? Sì, è stato un duro apprendistato. Sì, no, ma io sono stata fortunata, ho studiato con i migliori coreografi al mondo, perché era un programma ricco quello dell'Accademia, invitavano da dovunque, adesso non lo so, ma allora veramente sono venuti gli esponenti di tutte le tradizioni di danza classica, di modern dance, tutto, tutto. E poi soprattutto c'era la Ruskaya, ancora quando io ero lì, e lei era una magia, era un mostro sacro. Cioè, io credo che solo guardarla faceva cambiare la mia danza, veramente mi trasformava, perché era proprio elegante nella sua postura e nell'animo, e faceva paura a tutti lei. A me no, veramente. Io la amavo e basta. Invece la carriera quando è cominciata, la carriera vera e propria. La carriera vera e propria è un piccolo romanzo, avremo il tempo, ma sì, dai. Sì. Al volo. Siamo nel 1973, e muore mio padre. Dopo un mese mi espellono dall'Accademia Nazionale di Danza per, come si dice quando uno non si comporta bene, Indisciplina, forse. indisciplina grave. E arriva la lettera al ministero, a mia madre. Mia madre mi promette la morte sicura e insomma, mi butta fuori di casa. Ecco, io non ero mai neanche uscita di domenica con un'amichetta a prendere un gelato, mai per 8 anni. Quindi ho bussato alle porte del convento, come si dice, e mi hanno trovato una casa di una coppia di bambini, di ragazzi che erano qui a Roma, grazie alla famiglia. Mi hanno dato da mangiare, da dormire, e io ero un homeless, non so come dire, non avevo più niente, proprio più niente.
Però mi era stato indicato che potevo andare a studiare presso il sindacato, che oggi è un luogo elegante, c'ha le sale di danza, eccetera. Allora era un corridoio lungo, buio così, e io che ero abituata a queste sale luminose che davano sul Palatino, Circo Massimo, cioè posto pazzesco, l'Accademia. E niente, e lì studio con un maestro di danza che insegnava senza neanche il registratore, cioè non dico il pianista, ma neanche faceva toc toc con la bacchetta di legno. Bene, era aprile, io ho fatto con lui in maggio, è arrivato giugno, è arrivato il telegramma dall'Arena di Verona che cercavano una danzatrice all'Arena di Verona. Io non l'ho preso neanche in considerazione, cioè proprio ho continuato a fare quello che facevo ogni giorno, studiare danza, eccetera. E lui, questo signore, ha scritto una lettera a mia insaputa all'Arena di Verona, raccomandandomi come ottimo elemento. E intanto mia madre mandava la copia dell'espulsione al sindacato, poi l'ha mandata anche all'Arena quando ha saputo, io non la incontravo comunque. E i signori del sindacato hanno festeggiato come avessero fatto un compleanno, non lo so, di chi. E mi hanno detto, Anna Maria, ti hanno assunta, ti hanno assunta. Ma chi? L'Arena di Verona, assunta, senza neanche l'audizione. Ho detto, sì, vabbè, ma io come ci vado? Non ho una lira. Ci pensiamo noi, 4 giorni a, a Cinecittà, ho fatto 4 giorni un film western, un balletto nel western, e questo buttava le ricotte addosso a tutti quanti, quindi 4 giorni di ricottate mi sono presa. Santa pace. E poi con questi soldi sono arrivata a Verona e entro nella grande palestra dove c'è il momento della firma, la presenza, ho girato la testa e lì c'era Carlo Fracci. Dopodiché c'era la lezione per scegliere i solisti e le soliste e io ero solista accanto a Carlo Fracci. Il primo giorno all'Arena ed è andata così tutta la mia carriera, cioè ero fulminata da questo. Perché poi appunto la tua carriera è stata molto ricca di incontri importanti e di soddisfazioni, direi, Sì, no? la fortuna di studiare con Béjart quando era ospite all'Arena di Verona, la fortuna di danzare accanto a Rudolf Nureyev, io ce l'ho ancora qui davanti, veramente, non riuscivo neanche a nominare il suo nome quando ero lì, sentivo le mie colleghe che mi dicevano Rudy, Rudy, ma che Rudy, cioè, è un mostro! Era incredibile incontrare tanti, tanti, ma anche i colleghi, c'era un bel cameratismo e una bella conflittualità, a volte veramente velenosa. E era tutto magico, veramente tutto magico, solo che non può finire qui. Questo era che mi suonava dentro. Ecco, a un certo punto, quando la tua carriera era arrivata ad un punto molto alto, Sì. hai deciso di abbandonare. Sì, mi avevano addirittura offerto la stabilità, 17 mensilità all'Arena di Verona, il teatro d'inverno, il loro filarmonico. E io mi ero tuffata nelle letture, vedi cosa combinano i libri? I Libri sono pericolosi. libri sono pericolosi, e meno male anche quelli. E lì incominciavo a leggere dello Zen. E c'era questa parabola della tazza, no? Dell'intellettuale che va a trovare questo maestro e il maestro che continua a versare dentro la tazza e continua a versare quando è piena. E l'intellettuale dice, ma cosa fa? E dice, ma se non svuota la sua testa, io come parlo con lei, di cosa parlo con lei? E questa cosa mi colpì tantissimo. Per me, se io non svuotavo da tutti i contratti, da tutti gli stipendi, da tutti gli applausi, il trucco e la pericolosa identità con il personaggio, io non trovavo quello che sentivo che mi chiamava, che mi bruciava, ma non lo so come chiamarlo. Io continuavo a dire devo trovare la danza dell'anima, ma era, cioè, ridevo di me anche, no? Dicendo questo. Però quando la chiamata è forte, e per me è stato terribile quando ho detto in ufficio lì all'Arena, allora le rinnoviamo il contratto? No, ma non si è trovata bene, benissimo. Ha un altro contratto? No. Che è successo? Dico, perdonatemi, non so che cosa farò, ma questo non lo farò mai più.
terrorizzata dalle mie dichiarazioni. Andavo vicino all'Adige, l'Adige ha fatto la piena per tutte le mie lacrime, perché continuavo a piangere e a dire: ma che sto facendo? Ma non mi ero pentita, ero solo in quel magico, sacro, meraviglioso momento di rinascita. E stavo morendo, ero morta da viva, non so come dire, per me era morto quello che avevo fatto, era incredibile. E a quel punto cosa succede? E a quel punto succede che io parto e vado in Sud America, in Venezuela, a Caracas, e lì avrei dovuto incontrare una danzatrice che aveva una scuola, eccetera, eccetera, non dirò il nome. E quindi incominciavo a pensare di incontrare altre strade, ecco, di avviarmi verso la danza vera, quella che, no? E in realtà sono arrivata lì e facevo danza moderna. Ho detto: Madonna, io sono dall'altra parte del mondo e questo non è, che cos'è? Però ha dato una festa per me. E quindi a quella festa sono venuti tutti, tanti, tutti gli intellettuali, i registi di cinema, di televisione, così. E finalmente ce n'era uno di loro che parlava italiano con me ed aveva fatto la scuola di cinematografia qui a Roma, perché era un fotografo di fama nazionale. Cioè, la fatalità ha voluto che io gli ho detto: guarda, ti prego, portami via da qui perché io non posso essere ospite qui, non amo questo. E lui: ti presento altre persone. E lì ho incontrato dei personaggi interessanti, ma la cosa pazzesca è che è avvenuto anche che abbiamo fatto una piccola vacanza insieme a tutti i suoi amici intellettuali, così facevo i bagni di notte in mezzo ai coralli, cioè bevevo caffè dalla mattina alla sera insieme ai pescatori mentre tutti andavano via, ma io non ci andavo a pesca, eccetera. E tornando in macchina, io non avevo con me i documenti perché sapevo che rubavano, rubavano, e quindi ho detto: non posso perdere il passaporto, sapevo che sarei tornata indietro. E mi hanno portata in carcere per una notte. È andata una notte sola, però mi hanno portata in carcere e lui mi ha detto: non fiatare, tu non sai parlare spagnolo, perché io già parlavo, vado all'orecchio, quindi. E praticamente quella volta al mattino, quando è tornato il mio passaporto in mano alla Guardia Nazionale, scherzando sotto due gocce di pioggia, io ho fatto: chioa. E lui fa: du poco. E allora io ho fatto: Cheyenne. No, non c'è uscito. Dico: ma c'è? Come sai queste battute? Com'è possibile che conosci questo? Ah, io ho trovato a Roma due fumetti sugli indiani d'America nel cinema Universal. 9 anni prima io ero andata alla stazione Terni, ho comprato questi due fumetti, sono entrata nel cinema, li avevo già letti, li ho messi di lato, mi ricordo perfettamente dove perché ho una memoria visiva potente, e me li sono dimenticati. E lui aveva i miei fumetti lì. Caracas, cioè, di questo c'è piena la mia vita, di queste storie, veramente incredibile. Questa è una storia veramente straordinaria. È straordinario. No, ma lui poi ha invitato tutta la famiglia, tutti quanti, beviamo, cioè, sobriacati tutti, perché questa cosa era fantastica. Ecco, però, dunque, noi abbiamo capito che sei stata espulsa per indisciplina. Hai fatto una notte in galera e non siamo ancora lontani dallo Zen. Zen, niente, ho avuto un gran mal di testa intanto che portavo la mia compagnia a uno spettacolo fuori Roma, e uno dei tecnici mi ha detto: guarda, ho una persona speciale, un medico speciale da presentarti quando torni a Roma. E io ho incontrato questo personaggio e si chiama, non lo so, adesso in California ho perso i contatti, Noel, che era venuto con l'ambasciata qui a Roma e poi ha studiato medicina, e lui ha incominciato a insegnarmi il respiro. Tanto non avevo più mal di testa, non ho mai avuto né prima né dopo, sono una persona profondamente sana, devo dire, ho questa fortuna. Però ecco, ha insegnarmi il respiro e a consigliarmi libri da leggere. Ho incominciato a fare delle letture un po' più mirate su quella che è la spiritualità, eccetera. E questo ragazzo, questo tecnico, si chiamava Tony, mi fa: guarda, c'è un posto, tu vai lì, ti siedi, non si parla e si fa la meditazione. Boh. E sta lì. E io alle 4 di mattina con la 500 che mi ha regalato una collega da Bologna, perché io ormai ero sgandatissima, perché col fatto che mi ero tolta dai teatri vivevo dei miei risparmi. Sempre stata molto attenta, però insomma. E
E sono arrivata lì che suonavano il legno, le campane, così, ah, guarda, mettiti lì. E io mi sono seduta in silenzio e sono stata immobile 40 minuti, 45 minuti. E questo, quando abbiamo finito, mi ha detto: ma tu hai già fatto meditazione? No, è come se è stata ferma. Io faccio quello che mi dicono, cioè, sono stata ferma nel lago dei cigni, posso stare ferma seduta davanti a un muro. Però il fumetto che è passato, che cosa ci faccio io qui, è stato illuminante perché. Quando questo signore, in questa scuola si parlava durante la meditazione, quella che oggi è la mia scuola, no, è silenzio, molto silenziosa. E lasciate che Zazen faccia Zazen. E a me mi scappò il fumetto. E io che faccio se Zazen fa Zazen? Sto seduta qua come un baccalà davanti alla parete. Cioè, lì ebbi l'incontro con l'ego, lì, non so come chiamarlo. Tipo, ah, qui c'è qualcosa da scoprire. È una trappola infinita, come diceva Tiziana, una mia carissima allieva di danza, amica, c'è lo spiritello nello zafu, il cuscino della meditazione. Quando ti siedi la prima volta non ti molla più. E lì la rivoluzione è stata che per me si chiariva il fatto che danzare non era più affermarmi, cosa che io dovevo fare di fronte alla mia famiglia, di fronte al mio sud contava le donne zero, dovevo affermarmi. Non avevo più bisogno di questo, io volevo veramente gioire della gioia degli altri. E poi scopro che questa è la via del Bodhisattva, la via del Buddha. E quindi quando mi hanno detto poi ti va, cioè ero fuori alla provincia di Roma, seduta con il mio programma della mia compagnia di teatro danza, 4 ore seduta, è passata una donna, mi fa, senti, ma se io ti proponessi di insegnare a Re Bibbia, lo faresti? Dove è meglio? Non possono scappare. E lì ho incominciato a capire che la danza poteva fare delle cose meravigliose, ma soprattutto la meditazione mi stava trasformando nei pensieri, nei desideri, nella quotidianità. Cioè, stavo piano piano smettendo di soffrire. A questo punto poi ho incontrato anche un angelo con mio marito che riesce a sopportarmi, cioè, poi insieme, danzatori, tutti e due a praticare, tutti e due abbiamo fatto un percorso simbiotico da 35 anni e siamo l'opposto l'uno dell'altro, io ammazzerei dalla mattina alla sera, insomma, per quanto siamo diversi. È molto buddista quello che sto dicendo. È chiaro, no? Ecco, però senza contraddizione non c'è vita, lo sappiamo. E quindi mi ha cambiato proprio questa relazione con l'esserci, non c'è necessità di mettersi in mostra, di dimostrare niente. È troppo bello esserci. Ecco, se uno che non sa nulla ti dicesse, ti chiedesse che cos'è la meditazione, come risponderesti? Io, nel mio intendimento, e sono anni che lo penso, è trovare il coraggio di essere se stessi. Niente da aggiungere. E non è facile per niente, perché dobbiamo piacere a mamma, a papà, alla famiglia, ai datori di lavoro, agli amici, che ne so. E lì finalmente arriva il dialogo con i fiori, dico, se tu stai bene lì e sei bello così, anch'io posso farlo. E l'albero è bello così, anch'io. Cioè, la meditazione è ascolto. E ascolto e prendere una distanza e ascoltare le nuvole che passano. L'idea del cielo che è la mente, delle nuvole che sono i pensieri, non è uno scherzo da poco. Io ho immaginato sempre che c'è un reporter in un luogo di guerra e guarda gli uni e guarda gli altri, guarda gli uni e guarda gli altri, e dice, ma qua non c'ha né ragione né torto nessuno. E quindi guardando così la mia vita. Sono arrivata a capire mia madre, sono arrivata a capire mio padre, ad amarli tutti, a vedere dietro le loro esistenze che cosa non c'era. Cioè, lui nei campi di concentramento militare in Germania, lei una donna ingambissima, tolta dalla scuola perché muore il padre, quindi non deve studiare più, e invece sapeva fare tutto, tutto, era geniale. E mi si è aperto proprio un varco, diciamo. Ma non posso promettere a nessuno niente. Quando ci si siede, ciò che si siede si sveglia. E
piano piano, di colpo, tutte le storie sono storie, ognuno è un pezzo unico, diciamo. Quindi meditare è sedersi, just sitting, come dice il maestro del mio maestro, solamente fare una cosa sola. Difficile, perché mentre si fa il suo si sta al telefono e si culla il bambino. Quindi, Come entra il corpo in tutto questo? Perché nel tuo libro il corpo c'è uno, no? Come in fondo è logico, ho tenuto anche conto di quella che è stata la tua esperienza di vita, di quella che è anche la tua pratica di oggi, perché tu comunque insegni ancora un qualche tipo di danza, no? Sì, la chiamo creativa per non impallarmi, diciamo, però tutte le danze sono creative. Come entra il corpo? Il corpo è il grande nemico. Chiarito questo, è per tutti, perché è quello che non ti dà l'eternità, è quello che non ti dà il fisico come vuoi tu. Poi per una ballerina è la fine, diciamo, cioè, veramente. Non è così semplice starci dentro. Però il corpo è il primo maestro. Il corpo quando fa male chiacchiera, racconta, grida. Il corpo in meditazione, Madonna, che dolori alle gambe. Noi non siamo abituati a stare seduti con le gambe incrociate, tutta questa roba qui. Poi all'inizio uno mette sempre un sacco di energia perché si vuole mettere in mostra, no? A se stesso, agli altri. Il corpo dopo un po' fa, oh, che stai facendo? E quindi tutto questo dolore. Con la danza classica di superamento dei limiti, perché veramente la danza classica è contro il corpo, non c'è niente da fare, lo posso dire davanti a ogni ballerino, mi dirà sì, è vero, è contro natura, anche se naturale è sentirsi ispirati, la bellezza, però quando hai a che fare con i muscoli, li tiri, li tiri, li tiri, vabbè. E dopo tutto questo dolore, ascoltarlo, essere felice perché incomincio i primi movimenti di Tai Chi, Qigong, ospito il maestro qui nel nostro centro, qui a Roma, il centrino che abbiamo qui a Roma, e incominciare a sentire che la prima danza è quella che ascolta il corpo. E vabbè, e lì è stata l'apoteosi della gioia. Io sono capace di mettere il Lago dei Cigni a tradimento mentre facciamo Tai Chi. C'è un esercizio che si chiama l'airone, si danza, ecco, si danza, si fa questo esercizio e poi io metto magari il Lago dei Cigni e dico, vedete che è una danza, vedete? Però intanto si sta facendo Tai Chi. E trovo che attraverso il dolore di ogni parte del corpo si capisca anche come comportarsi con rispetto al corpo. E poi il corpo che si inchina con le prosternazioni, con tutte le cerimonie che sono pratica viva dello Zen. E senza di lui non facciamo niente. Io mi ricordo un signore che disse al mio maestro, quando lo invitammo qui, mio maestro che è dall'America, lui è giapponese, molto tradizionale, nel senso proprio bello del termine. Disse, io come faccio, la mia famiglia, il lavoro, no? Noi diciamo sempre queste cose. E lui disse, guarda, il primo tempio sei tu, è il tuo corpo. Boom. E come ti tiri indietro? Possiamo meditare sempre, in tutto. Ancora qualche parola sul titolo, no? Se respiri stai danzando. Che cosa vuol dire esattamente per te? Cioè che la vita è danza? No, io non l'ho pensata così fina, sai. È successo che io ero all'ultimo giorno del mio training, quando si fa questa cerimonia che è chiamata la battaglia del Dharma, ed ero in America a fare questo, quindi c'era mio marito che traduceva, eccetera, ed io rispondevo così, un po' in maniera anche buffa. Ad un certo punto la moglie del mio maestro ha detto: Anna Maria, ci puoi spiegare cos'è l'intimità? Il Koan era sull'intimità con il corpo. Cioè, aveva chiesto di danzare lì davanti ai monaconi giapponesi, eccetera. E allora io guardavo il mio maestro e ho detto, sorry, ho già sa. E ho fatto qualche movimento di danza. E quando ho finito, la persona che veniva dopo per farmi la domanda a raffica, era quella, la battaglia del Dharma, tutti che ti domandano immediata la risposta, devi esserci proprio presente. E questa donnona grande, proprio un armadio triante, la vice badessa, fa. Lui parli bene, te, una roba così, che tu danzi, ma io come faccio? E io guardandola,
veramente ho avuto questa cosa fortissima. If you're breathing, you are dancing. Cioè, gliel'ho gridato e si è zittito tutto per un attimo. In quel momento io ho capito che quello era il libro. Cioè, se tu stai respirando, stai naturalmente danzando, e questo è il senso. Non ho pensato alla vita, ho pensato che come entra l'aria tu stai danzando, come esce l'aria tu stai danzando, ed è tutta così. E noi pensiamo di finire con questo corpo, ma tutto continua a danzare ancora e ancora e prima ancora. Quindi è proprio la bellezza, il respiro, e noi lo separiamo, ma è proprio uno strumento magico. D'altra parte la vita è respiro, no? Tutto respira. Esatto, esatto, è così, e la danza è la vita. Senti, in questo periodo siamo nuovamente tutti chiusi in casa, no? O comunque insomma molto limitati nei movimenti. Un consiglio per vivere bene questo periodo, tu che hai fatto dello stare ferma, no? Uno strumento per un percorso. Il mio consiglio è, stando coi figli a casa, di divertirsi come bambini. Loro non avranno mai più un'occasione così straordinaria di godersi mamma e papà, e né reciproco anche mamma, papà e i loro figli. Quindi di creare un teatro all'interno di casa, come quello dei burattini, e fare ognuno lo spettacolo per l'altro, cioè attivare una creatività immensa. Io ho insegnato alle bambine per un breve periodo, però prendevo le carte crespate dei fiori, le tiravo giù a terra, quella rossa è l'amore, quella blu è la pace, e su ogni pezzo di carta loro si fermavano e declamavano oppure danzavano. Mi viene in mente che bisogna veramente creare momenti ludici all'interno delle pareti domestiche. Noi vediamo la casa solo come il posto dove approdare, dove mangiare, dove magari aprire questa scatola, che io adoro perché vedo film, tantissimi film. Invece bisogna veramente inventarsi una realtà in questo periodo. Sicuramente la pazienza è, come dire, è quella che va messa in pratica di più, no? La pazienza quando sale la voce, dice, ecco, non tornerà mai più niente come prima, ecco, come fai? Ma chi, cioè, dopo, non lo so, esco fuori, mi arriva un vaso in testa, sono morta ora, cioè, non, veramente non riesco a stare dentro questo tritacarne continuo di notizie, di numeri, quindi meno bombardamenti arrivano e meglio il corpo riesce ad ascoltare se stesso e a continuare quello che ha sempre fatto, lavorare nel quotidiano, benedire ogni attività che è possibile mettere in atto. E per chi ha perso il lavoro, mio Dio, io prego ogni giorno perché bello è mio Dio dalla Monaca Zen, è carino. Però sì, magari la preghiera anche. È una forza quella di stare un po' seduti in silenzio ad ascoltare. E poi la musica, come si fa a vivere senza? Io Tchaikovsky a palla, letteralmente. Consiglio davvero di recuperare la musica di quando si era ragazzi, magari. E non si può fare assembramento, però insomma, con un amico, magari suonare la chitarra. Sono delle cose che si possono sognare in questo momento e mai più, perché se ne va tutto questo. Maria, grazie molto per questo incontro, ma soprattutto grazie per il libro, perché il libro è molto bello e come posso dire, è passata tutta questa tua lunga esperienza, ma è passata in una maniera molto, molto suggestiva e molto stimolante per chi legge. Non è un racconto, non è il racconto di una vita, è un po' come un distillato, no? Di tante emozioni, di tante esperienze, di tante sperimentazioni. È un libro che si legge anche così all'apertura, no? Uno può leggerlo dalla prima pagina all'ultima, oppure anche così. Io trovo che ispiri molto e quindi grazie, grazie molto. Grazie a te. Molti mi hanno detto che l'hanno messo sul comodino, ho detto, beh, vi fa riposare bene almeno, perché prima di dormire lo leggono. È fantastico questo. A Grazie. proposito di distillati, tu sai che noi abbiamo la tradizione di chiudere il nostro incontro bevendo il bicchiere della stappa, espressione che dà il titolo a questa serie di incontri. Io ero un po' incerto se una monaca
potesse o non potesse bere che cosa di vagamente alcolico, ma tu prima mi hai rassicurato, per cui Assolutamente, non se tu mi va sei. il vino, non mi va la birra, ma bevo il sakè. Ecco, allora se tu sei pronta, ti facciamo un brindisi. Voilà. E Allora, al tuo libro, a te e alla meditazione. ai lettori, grazie a Senz'altro, senza tutti. Grazie, dubbio. Grazie molte, ciao, Nicola. grazie Ezio, grazie a voi. A presto.